Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo chiacchiericcio vi parlo un po' di me, allora, ovvero di me, di tanto, non che di me, ma anche di come sto andando con i denti. Con i denti sto andando piuttosto bene, però si dà il fatto che li devo curare costantemente. Oltre a lavarli tutto, dovrò anche fare un leggero sbiancamento dei denti e fare una bella pulizia dei denti, perché non so se l'apparecchio lo metto o meno, perché costa un sacco di soldi, non perché non che io non me lo possa permettere, me lo posso permettere, ma non è un problema soffrire, però Gana non se la sente di farmelo mettere, anche io lo vorrei mettermelo, però aspettate un attimo. Allora, scusate l'interruzione. Dunque, siccome mi hanno andato un attimo, è uscito di casa per andare a prendere dei cerottini, perché la bestia è scottata, non so come ha fatto, ma si è scottata da qualche parte in casa, forse friggendo, non lo so, con l'attac, perché succede con l'attac, tante volte ti scotti, e niente, ho dovuto andare in farmacia a prendere dei cerotti e anche qualche pomatina, anzi la pometa, no, sì, la pometa, ciao, la pometa, va bene, la pomata, l'ha comprata, però non gli basta, deve prendere anche il cerottino, che non so se si è fatta male qua, però si è fatta male questa parte qui, ora non fate caso al mio dito, che è tutto per lo smaltato, eccetera, comunque, qui, in questa parte qui del dito, si è fatta male, ma va bene, con un comment, e quindi devo andare a procurarsi, a munirsi, a costare, a munirsi di cerottini, quindi vabbè, niente. Io come sto? Sto bene, aspettate un attimo, voglio mettere un attimo solo. Ok, non so mai come mettermi, sperando che stia registrando, si sta registrando, non so mai come mettermi perché questa telecamera, non telecamera, ma più che altro cavalletto con la ring light, perché voi non so se lo vedete le mie pupille, ma ho la ring light, ma penso che si veda anche dalla luce del mio viso illuminato, già, e niente, quindi che dire, devo dirvi che comunque questa luce è bellissima, è perfetta, ma non so, voi fatemi sapere, quindi boh. Volevo farvi altre cose inerente ai miei video chiacchierici, ma non ho ancora l'idea di cosa proporvi, perché ho tante idee. Ditemi se avete, no, ancora troppo presto, non lo so, fatemi sapere se quando vedrete quel video miei regali, autoregali, vi è piaciuto o meno, anche sotto questo video, perché voglio confrontarmi con voi, ok? E niente, o mi tolgo gli occhiali perché sennò si vede il riflesso aiuto, non mi viene in mente, della luce, via, della ring light, non mi viene in mente, scusate. E niente, allora, dunque adesso sono le, aspettate un secondo, sono le 5 e 7 minuti, 07 minuti, quindi vabbè, niente, cominciata già Mirta, perché al posto di Barbara D'Urso c'è Mirta, vabbè, non si può sentire più Barbara D'Urso, perché tanto non ve ne può fregare meno, però vabbè, a me piace Mirta, e forse mi piace anche più di Barbara D'Urso, non lo so, non ho idea. Sto pubblicando meno video perché ancora non ho idea di che cavolo fare, perché ho sempre questi video che cricci che non sanno di niente, quindi alla fine mi lamento delle poche visual, ma mi sa che dovrò, come si può dire, dimenticarmi delle visual, ma non importa a me solo delle visual, più che altro vorrei avere più amici qua su YouTube, ma
però l'amicizia mi sa che qua non è connessa con YouTube, boh, non ne ho idea. Sono tutti un po' strani questi YouTube, chissà perché. Non voglio parlare male di nessuno perché non me ne può fregare, no. Però, boh, la vedo un po' curiosa sta cosa. In che senso? Però l'amicizia conta tantissimo. È che sono io che tante volte, boh, non mi so destreggiare bene con l'amicizia, non ho idea. Scusate se mi vedete guardare qua sotto, ma è perché sto guardando le mie mani, vedete? E niente. Quindi, non ho idea di che cacchio di video, scusate il termine francesismo, ma non ho idea di che video fare in questi giorni. Boh, continuerò a fare video critica, video vlog, vediamo cosa ne esce fuori. Ok? E niente. E sì, è così. Boh, vabbè. Per quanto riguarda i video, come dire, i video di Grecia, potrò farli con questa luce fissa perché sono più belli, fa così si capiscono meglio. Cioè, e poi all'esterno monta tutto più bello all'esterno con i video, cioè, non dico video, ma più che altro la luce fatta così, dico con sì, ci siamo capiti, con la ring light è molto più bella. Cioè. No, sto pensando se vi interessa le Get Ready With Me, cioè aiuto, io mi preparo con voi se vi possono interessare, fatemi sapere sotto nei commenti. Non mi interessa insegnare nulla a nessuno, già ve lo dico, non mi interessa insegnare nulla a nessuno, però se a voi vi fa piacere, già ve lo dico, a me interessa, ve li voglio fare. Però, siccome decido anche io sul mio canale, voi dite, fai quello che ti senti, quello che ti piace a te, appunto, farò qualche trip, non mi prometto nulla a me, ma neanche a voi. Se me ne viene voglia, però mi preparo con voi. Sono giorni e mesi che quasi quasi dico ti vorrei fare o mi preparo con voi, ma ancora niente di fatto. Non lo so perché sono stupida io, o proprio boh, non me ne viene voglia. A proposito, ve la faccio vedere da capo, se vi piace o meno la mia borsa. Aspettate. Eccoci qua, sta registrando, sì, ok. Questa è la mia bella borsetta, che l'avrete vista già nell'altro video dei miei regali. La sto amando alla follia da quando me l'hanno regalata. Troppo bella, vedete che bella, non c'entra manco nell'inquadratura. Oh, menti. Con questi suoi bei lacci, cioè manici, da portare a spalla, perché altro non si può portare da nessuna parte, non c'è né un gancio né niente, se no che i suoi bei manici. E qua c'è il suo bel come dire, questo, il suo ciondolino, vedete? Si vede? Cosa si spera di sì. E niente, ora lo metto da una parte. Aspettate un secondo. Dunque, allora, l'ho appoggiata per terra qui dalle mie parti, sulla mia sinistra. E niente, quindi se questo video vi è piaciuto, se vi è stato di vostro gradimento, tanto di vostro, non lo so come dire, comunque sperando che vi sia piaciuto, e se no, così pazienza. Basta, ragazze, che dire, in questi giorni voglio fare qualche altro. Non dico che tre ultimi, ma più che altro, sì, quello l'ho già detto, non voglio star troppo lì a ripetere. Più che altro vorrei fare un clean with me, cioè clean, come si chiama? Insomma, quei video là dove faccio le pulizie, perché mi piace, non è vero, all'inizio ho detto che non mi piacevano, ma mi sono ricreduta, perché alla fine, anche è vero, mi sto un po' contraddicendo, però non sono così brutti, è vero, saranno noiosi i video di pulizie, ma mi piacciono, ce ne sono tantissimi, però voglio continuare a fare video di pulizia, quindi pulizia della casa, igiene della casa, via. E niente, in mezzo a quello vorrei mettere anche, non lo so se riuscirò,
il mio pranzo o la mia cena, vediamo cosa posso mettere di bello, perché vorrei fare un video diverso l'uno dall'altro, siccome sono tutti uguali i miei video, mi sono accorta, anzi me l'avete anche fatto notare voi che sono uguali tutti, quasi tutti i miei video, senza il quasi, mi sa che è vero, quindi anche senza mi sa, e quindi cosa dire, sì, ho deciso di fare i video diversi uno dall'altro, oppure anche la mia organizzazione della casa, oppure anche perché no, come mi organizzo io durante la giornata o durante la settimana, vediamo un po' cosa posso, cosa ne cavo cosa ne cavo dal buco, dal ragno al buco, come si dice in gergo giovanile. Che cavolo ne cavo, siamo capiti insomma. Se ne viene qualcosa di buono dai video che voglio riprodurre, dai format che mi piace di più fare. Allora, il video sulla spesa già vi dico che forse ritorna, non è detto, ma se ritornano, ritornano così tanto per. Cosa vuol dire? Non è che li butto lì, li modificherò, però intanto vi dirò gli ingredienti. No, anzi no, bugia, gli ingredienti non ve li dico perché tanto, qui non gliene può fregare di meno, anzi mi ha detto, io ho detto, oh no, ma perché non dici anche gli ingredienti, cosa contiene, cosa non contiene? Se lo vuoi dire, anzi non dico calabrese perché so che ci sono quelli che non le piace calabrese, ma raga, qua siamo in Sardegna, dove cosa devo fare? Devo dire quello che non so. Comunque niente, a parte questa piccola polemicuccia che ho fatto. Sì, ho preferito di fare insomma, gli ingredienti quando faccio un video su Svuota la Spesa, ma nulla di fatto, è testarte, quindi fare un video su Svuota la Spesa senza dire gli ingredienti, i prezzi, eccetera, perché l'ho comprato, quanto l'ho comprato, quanto l'ho acquistato, quanto l'ho pagato, eccetera, se mi è piaciuto o meno, e basta. Nulla di tutto ciò. Va bene? Quanto sono arrivata? A 11 minuti di video, sì. Va bene. Scusate se mi avvicino così, però vorrei vedere un po' se il video sta continuando a registrare. Però vedo che sono già 11 minuti di video e passi 12. Vabbè, comunque. Niente. Non lo so, ragazze. Voi cosa ne dite? Vi stanno bene tutti questi video che vorrei fare? Io direi sì. Quindi vediamo un po' cosa mi esce, cosa mi spiribizza la mia testa, perché 2 o 3 volte voglio fare un video e poi non lo faccio mai, o non lo faccio per niente, addirittura perché sono fatta così io. Oh, yaya, yaya, mamma mia, che roba che sono io. Già, vabbè. Ok ragazze, intanto tra un po' che chiudo il video mi pulisco questi occhiali tutti gli erci di non so quale porcheria. No, a parte qui scherzi, li pulisco perché non ci vedo più nulla, quindi ciao ragazze e ciao ragazzi e a presto e al prossimo video. Anzi, aspettate un secondo, allora, cosa che volevo fare? Dove ho messo qui il mio stra benedetto, questo qua, lo vedete cos'è? No, non potete capire. Sì, invece penso di sì. Sì, bravissima. Il mio treppiedi che adesso lo utilizzo per andare in sala. Non so neanche se riuscirò a portarvi con me, però volevo semplicemente fare un video. Allungare il brodo di questo video, ma poi diventa troppo lungo e non me lo guardate, vero? Ce lo so che succede così. Ok, perché sto oltrepassando i 10 minuti e vabbè. Vabbè, se volete guardarlo, guardate, se no, amen. Non voglio auto né criticarmi e né auto auto de che auto de che. Se lo voglio guardare, lo guardate, se no pazienza, grazie, amen, ciccia, non vuole nessuno. Aspettate, ragazze, ma sta rientrando mia nonna? Pare di sì. Allora, già che vi sono, se ci sono qua, pulisco i miei occhialetti che fanno veramente schifo, ma al punto tale da... non voglio dire cosa, non voglio essere volgare perché non è il caso, però è così.
schifo, puh. No, vabbè, aspettate un secondo che qui siamo all'ennesimo guaio. Non è questo, aspettate un attimo. Non andate via, e se non andate via, pazienza. Vorrà dire che il video lo guardate in pochi, ma non mi interessa se mi guardate in pochi o molti. Io mi diverto a fare i video, non voglio piacere a tutti e basta. Non è per fare una polemica, ma se io dico, se uno guarda tutto alla fine, io che posso farci? Niente. Però alla fine uno guarda quello che, il video che gli pare e la preferenza che ha, io non ci posso fare niente, quindi pazienza. Poi non mi voglio preoccupare delle visual che hanno gli altri, perché poi alla fine cosa succede quando fai polemica? Te ne vengono tutti contro. Oppure ti consigliano di fare il classico commento, ti chiedono il classico commento, fai video diversificati, ed è vero. Ma non è il classico commento dei video che, insomma, dei diversificati. Non sto dicendo nulla di che, sto dicendo semplicemente: scusa Anna, dice aiuto, ce la posso fare? Il quaderno delle ricette di Anna. Allora, lei mi ha detto di diversificare un po' i video. Va bene, ci sto, però dipende dal video, perché tante volte anche gli altri video piacciono e non piacciono, non so manco io che pesce prendere, boh. Veramente, guardate, non so che pesce prendere, boh, vabbè, niente, e basta così. Allora, tanto guardo se li sto pulendo bene o a schifo, io a schifo. Se sentite parlare in modo di siciliano, perché io ho avuto un nonno siciliano, cioè un nonno materno siciliano che, ahimè, è morto il giorno del mio compleanno, cioè il 28 ottobre del 98. La vita purtroppo, per sfortuna, va avanti. Dico per sfortuna perché l'avrei voluto con me, ma purtroppo non c'è, quindi mi tocca andare avanti. Raga, non lo dico per cattiveria, ma anche mia mamma me l'ha detto 1000 volte, vai avanti lo stesso anche se mamma, tua mamma e nonno non ci sono più, ovvero sua figlia e suo marito non ci sono più. E ha ragione da una parte, perché se io vado avanti cercando di piangermi, di compiangermi addosso, non risolvo una mazza, ed è vero, è la verità. Oh, finalmente che a livello pulito si capisce qualcosa. E niente ragazzi, io ho pulito con questa espressione qui. Della, boh, non lo so che marca sia, questa qua, che ha questa boccettina così, quasi più grande della mia mano, e questa pezzetta qua, vedete? Questa pezzetta che è gigantesca, non entra neanche nell'inquadratura, vedete? Già, niente. Ora rimpongo tutto dentro la mia borsa, mai sia che non lo trovo, e a posto così sono. Già. Quindi, che dire, sono le 4:17 di video, non ho manco idea di come cavolo progettare questo video, perché vorrei chiudere ma vorrei anche parlare ancora, però boh, non ho, boh, e niente. Comunque, io quando voglio profumare la casa già vi dico cosa utilizzo, aspettate, questo qua. Hammam, spray aromatico per ambienti, Allergan e fiori d'arancia, tesori d'Oriente sarebbero questo qua. Non so se si vedrà mai, ma è questo. Con la pampera oratore, sì, vabbè. Questo qua che spruzzate e vi esce la quantità che voi desiderate. Anzi, secondo me fa la doccia questo coso, quando lo utilizzate sui tappeti, tende e quant'altro. Io utilizzo in vassura perché sennò mi fa lo spruzzo, questa è una cosa incredibile. Comunque questo ce n'è. Ah, ecco, 250 ml di prodotto, vedete? 250 ml di prodotto. Già. Dove sei? Eccoti qua, vedete? Già, si dovrebbe vedere in qualche modo. Comunque niente. Come ci trovo? Bene? Oddio, perché sono tornata? Ok. Come lo. Perché non si vede come dovrebbe? Ok, forse così va bene. Allora, vi dicevo, quel prodotto lì mi piace, sì, però insomma,
Ah, beh, profumo, ma se ne metto troppo è troppo stucchevole, ovviamente, certo che sì, però se ne metto la giusta dose è più gradevole, ovviamente. Per quanto riguarda invece lo spruzzo, è troppo, sembra che fa appunto, come dicevo prima, fa la doccia quando andate a spruzzarlo sul tappeto o addirittura su come si chiama? Sulla tenda, non è il massimo, però oramai l'ho comprato, pensavo di comprare una cosa più agevole, invece mi attacca al tram, come si suol dire. Già, e niente, questo è quanto. Ma perché mi vedo storte? Io non lo so. Io mi vedo storte, anche alla telecamera è storta, boh. Che strano. Già, e niente. Dunque, credo che il prossimo video sarà qualche video tag, anche se anche lì ho un'altra idea. Vedete quante idee che ho, ma le devo riuscire a sfornare tutte. Piano piano, ma tutte. E se riesco a sfornarle, se soprattutto la voglia, il coraggio, la forza, la grinta devo avere per poter caricare i video, pubblicarli, ma prima se registrare, se no senza video, senza registrazione, che video viene? Niente. Appunto. Qua ho anche un'altra busta qui di prodotti terminati che al momento non vi faccio vedere per il semplice motivo che, come vi ho appena detto, prima buttarne altri dentro, poi a mano ne fa la review, ovvero la recensione, la review, come siamo partiti dagli anni 2016. Sì, perché nel 2016 se non erro, si dice ancora review, non ne ho idea. Review dei prodotti da recensire, to via, nulla. E quindi niente ragazzi, questo era quanto. Siamo già arrivati a 21, a 21, a 21, a 21 minuti di video, quindi niente ragazzi, questo era tutto. Adesso vi lascio sul serio. Noi ci si becca al prossimo video. Ciao ragazze. Statevi bene e vi auguro una buona serata a tutte e a tutti. Che dire? Al prossimo video già vi anticipo che vi sarà, credo, un vlog. Ma non un vlog qualsiasi, tipo di quelli fatti all'aria aperta, perché no, ho visto che si sente poco e male. Non ne ho idea. Probabile che li faccia all'aria aperta, come è probabile che li faccio in casa mentre pulisco casa. Ah, ovviamente non entro in bagno, perché se entro in bagno a pulire il bagno non esco più e le inquadrature vanno a scemare, fanno veramente schifo, non credo proprio. Potrei pulire in cucina, come pulire in sala o in camera, ma e tutto il resto me lo posso scordare, perché la telecamera in bagno non ci sta, cioè il telefono in bagno niente. Quindi se devo pulire la casa, preferisco pulirla senza ostacolarmi col telefono a pulire in bagno, no, non esiste proprio. Non è che ho paura di danneggiare il mio telefono, più che altro ho paura che non, insomma, che non vada bene il video. Quindi no, vabbè, a parte questo, non voglio fare tutti questi problemini che non ce n'è bisogno, tutte queste paranoie, però no, l'ho già fatto un video per, se volete vedere ve lo linko. O nelle schede di informazione o che stanno sotto il video, come cliccate nell'info box, vi riportate alle schede di informazione. Perché ho sperimentato che i primi video, quando li pubblicavate video, uscivano le schede di informazione, cliccavate e uscivano i link ai video. Adesso però cliccate sotto e vi riportano sotto gli altri video. Ma non lo so, magari ha fatto la scoperta dell'acqua calda, ma io sinceramente non lo so, vabbè, non ho idea. Cos'era quella della Vespa? Spero di non, perché la porta è chiusa. Boh, vabbè. E niente, scusate, è un po' il mio, come dire, ho un po' divagato, ma perché ho visto una cosa strana, un po' sballazzare, non capivo cosa cavolo era dietro la mia telecamera. Comunque niente ragazze,
Il prossimo video sarà forse vlog, casereccio, di quelli vlog spartani, caserecci che vi porto quasi sempre sul mio canale di YouTube. Che mia nonna chiama YouTube. Sì, mia nonna, avete capito bene, chiama YouTube, YouTube. Avete capito benissimo, sì, YouTube, YouTube. Esatto, YouTube. Che ci volete fare? Niente. Cos'altro da dirvi? Sì, lo so, adesso ho fatto video stralungo. Pazienza, niente. E nulla. Dunque. Non ho idea di. Quante volte vi saluterò oggi? Non lo so. Stoppo qua il video, se no veramente diventa pesante il video da caricare. Non so neanche se me lo guardate tutto. Ma vabbè, come avete detto prima, anzi come vi ho detto prima, se me lo volete guardare bene, se no. Vi saluto lo stesso. Ciao. Te l'hai presi Cerotti, no? Oh no, te l'hai presi Cerotti, sì. Ah, questa scatola. E questa scatola di Cerotti. Eccola qua, la scatola di Cerotti. La scatola di Cerotti te l'hai presa, no? La scatola dei Cerotti te l'hai presa. Signora, per cui questi sono elementi fondamentali. Non a caso poi aggiungo, sono che voglio state dei c'è, mamma sono mia. State sequestrate alle, a C'è un queste voglio persone pazzesco. degli indumenti, altri oggetti. Quindi è chiaro che, chiamiamolo così, il sospetto ci Cosa, no? sia, è anche giusto non riversare su di loro delle ombre sinistre. Non sono infatti indagati ed è giusto che la procura faccia un'analisi per questi approfondimenti e qui seguiranno sicuramente tutti quelli scientifici perché ancora quel comparto non è stato toccato. Appena fuoriamo, no? Ascoltami, appena. Stai calmo, grazie. Guarda, mi faccio. Appena possiamo, stai calmo, torniamo. Cambiamo, è giusto, no? Giusto. Loris tutto ruota attorno a quelle foto e a quegli orari. E infatti è stato sequestrato il cellulare di tua nipote, a cui tu sei molto legato. Secondo te, perché lei si è sbagliata sugli orari? E perché le è stato sequestrato il cellulare? C'è qualcosa che non sappiamo, che ti è venuto in mente, che puoi aggiungere? Allora, il fatto dell'orario glielo ho chiesto io una o due settimane fa, lo ricordo. Lei mi ha detto: Dio, guarda, noi abbiamo quell'orologione con quelle lancettone grosse lì sopra la casa. Io ho visto 10 e 15, però in realtà probabilmente mi sono sbagliata anche perché quando sei andata via tu, noi siamo andati a dormire e non è che tempo sei tornato su. Potrebbe coprirvi? Cioè, se mia nipote ci può coprire? Cioè, potrebbe aver detto magari una mezza verità per aiutarvi. Sarebbe molto male, no? La tua nipote, la figlia di Manuela, mi adoreranno, quindi garanzia. Non sento da qui, no? Viene trovata morta, i vicini sentono un cattivo odore, questa povera donna viene trovata morta nel suo appartamento, il figlio che viene, ce lo dice, ci deve essere una data, ma della
Sì, va bene. Ah? Cosa hai detto, no? Dove te lo prendo? Chiudi lì e me lo prendo. Oh, va bene. Ah, quella pentola grossa, sì. Oh, mamma mia, e se non c'è più tutto? Hai ragione con il pranzo, davvero? Credo c'è un'altra. Asciugo la parte di adesso più giù. Oh, cioè, no? E sta asciugando. Sì, sì. Non ce n'è come il cavolfiore di nonna, vero, no? Non ce n'è come il cavolfiore di nonna, troppo buono, non ci sono un po' di cavolfiore, giusto. Badante non si trova, il figlio dice di essere molto rammaricato, ma le indagini stanno andando avanti proprio anche in queste ore. Come vediamo, la polizia continua anche a controllare l'appartamento. Il figlio ora si trova in centro a Venezia, è stato sentito chiaramente come persona informata dei fatti, ma si saprà molto di più dopo l'autopsia per capire se veramente è morta di cause naturali o se invece ci può essere qualcos'altro, magari qualcuno che ha causato la morte adesso. A questa cosa. Scusami, Francesca, scusi di quelle parti, hai avuto qualche notizia, ti sei, hai capito qualcosa in più, hai parlato con qualcuno? Sì, sì, ho cercato di fare un lavoro con le fonti e risulta che dalle prime insomma indagini non ci sia una morte violenta, dalle prime piccole risultanze non ci sarebbe una morte violenta. E ci sarebbe una, diciamo, una scena davanti alla quale gli investigatori si sono trovati, che è una scena che non mostra contraddizioni. Cosa però voglia dire non mostra contraddizioni, come siano state le ultime ore, forse in generale ci può dire meglio che cosa poi significa, però i segni di violenza Mirta ti posso dire che non ci sarebbero. Beh, storia molto strana, ancora tutta da capire, no? Sì, assolutamente sì, è chiaro, come diceva l'autopsia sarà dirimente. Normalmente però. Che caso strano questo qua di questa femmina, no? Qualcosa si può comprendere. Il fatto che ci siano però
proprio caso strano. Mi lascia pensare che qualche sospetto ci sia, da, perché altrimenti lasciano l'abitazione sotto sequestro e poi magari programmano. No. Allora, intanto Ilaria è lì, capirà sicuramente qualcosa di più nei prossimi ore, ci fossero aggiornamenti importanti, chiedimi la linea Ilaria. Io adesso mi sposto a Spoleto, dove vedo che c'è già per noi Marco Sales. A Spoleto è successa una cosa che ha dell'incredibile. È sparito un gatto amatissimo, Iro, ed è il gatto di Nino Frassica. Addirittura c'è stato un riscatto, è stato lanciato. Che bellino questo gatto! Eia, nonno, non Nino Frassica, lui è atto, il gatto di Nino Frassica. Oh, oh, non mi ha mai. Rischiano di uccidere una ragazza di 28 anni incinta. Guarda. Va. Via Frattina, una delle strade più prestigiose dello shopping della capitale. Ah. Passeggiata con Cody. Ad un certo punto cosa è successo? Ad un certo punto da poco ho iniziato a sentire urla e sentivo la signora di sotto che urlava Emilia, Emilia in una maniera molto forte, e diceva Cody, no, il percorso che avrebbe avuto, che ha fatto Cody, cioè il cane, vieni Emilia, seguici, è questo, questo che stiamo percorrendo ora. Io presumo perché non ho visto. Ti mostriamo la finestra, ma che alta. Quindi ha fatto un grande salto Cody proprio. Non riesco a spiegarlo, se lei vede adesso di sotto che io veramente faccio fatica ad affacciarmi e guardare perché... È il terzo piano di via Cracolina. Tu lo conosci il tuo cane? Una spiegazione, ce la sei data, hai fatto un'ipotesi. No, cosa può essere accaduto? Io veramente ancora oggi che sono passati giorni, io mi sono impazzita a girare per casa a capire cosa possa essere successo, io non lo so. Senti Emilia, quando scendi giù, cosa vedi? Il signore sta subito appunto nel corso al centro della strada. Quindi prima cosa, io sono corsa e mi hanno detto Emilia, c'è Cody, state vicino. E subito dopo mi sono girata verso la signora, sono corsa dalla signora, ho detto signora come sta? Tutto bene, però signora era sotto forte shock, giustamente. Emilia, tu sai cosa rischi adesso? Perché se i rischi penali ci sono per come padrona del tuo cane. Sono andata dai miei avvocati, come ho detto, mi ripeto, io sono pronta a rispondere a qualunque cosa, io sono qui. Allora, eccoci qua. Marco, dimmi che cosa si è scorre capito. Certo, guarda, abbiamo importanti novità che insomma ti diremo tra poco. Posso sicuramente dirti che quello scomparso qui in piazza a Spoleto, piazza Campesa Spoleto, non è l'unico gatto. Oh mamma mia, fra pochissimo torniamo sapere con voi. Fra pochissimo. Per favore, fermiamo, aspettiamo. Stavo cucinando, proprio se lo sto cucinando mia nonna, ok? Molto buono. Benvenuti alla nostra rubrica Altri Fossi Sentirsi Bene. Sapete che esistono prodotti adatti alle esigenze auditive di ciascuna persona? Scoprire quello che fa per voi è facile. Basta chiamare l'800-848-848 e prenotare. Non aspettate, vi consiglieranno i prodotti più adatti a voi e potrete provare gratuitamente senza impegno. Non è vero Paolo? Certo Manuela, tanti sono provato grandi scambi. Sono leggeri, tecnologici e completamente personalizzati. E sono praticamente invisibili. Se solo li avessi scoperti prima, veramente partecipo alle conversazioni. E la fucita. E mi godo di nuovo la vita. Non rimandate, chiamate l'800-848-848. Sentirsi bene si può con Amplifon. Vieni da Amplifon e prova gratis Amplimini. Una delle più belle storie sul migliore amico dell'uomo. Come le sono dire? Lasciatevi emozionare fino alla fine. Amanda Seyfried, Mino Ventimiglia, attraverso i miei occhi. Stasera in prima serata su Canale 5. Scopri tutti i sapori della tua città, i tuoi nuovi ristoranti preferiti e quelli da cui ordini sempre sono tutti qui. Vivere tutto il gusto a
casa tua. 14 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Immagina di vivere senza sensibilità mentale, dato da tutti. No, sensibilità. Zombie apocalypse.